Brava. Ancora. Dicevo, Vai. un sacco di amici della Juve anche che scrivono, insomma, tifosi della Juve. Ma guarda, Ma guarda, chi? guarda, guarda, adesso l'ho Io volevo perso. mettere un flop che forse nessuno lo metterà. Dillo, dillo, dillo. Con Eccolo la qui, guarda un Fiorentina, altro. io una tiratina d'orecchie, se, Sì, ma sì, sì. ancora Vai. posso, a Aubon. Sì, Aubon. Sul secondo gol. No. Non puoi lasciare a me, non insegnare. Certo, gli ha lasciato ma due cosa è metri. Visto che faccio successo su quel solo gol? Perché quando un giocatore di schiena lo vai almeno a pressare per non farlo girare. Metri, tu non puoi metri. Dargli 2 metri due e farlo metri, girare. Mi ricordi bene l'azione perché scappa allora, già prima. Palla dentro. L'azione si sviluppa sulla destra, D'Ambrosio non stringe, la marcatura è già ammonito, c'è cross al centro, si inserisce Landaui, destro gol. Di schiena, non è di schiena. Si inserisce Landaui, è di schiena. Poi guarda che Obono non era 2 metri, eh. Sarà stato 4-5 metri. D'Ambrosio non è meno colpevole di Ogbonna. Allora, D'Ambrosio ha la sua responsabilità, che è legata anche al gol precedente, perché nel gol precedente lui ha la palla, se la fa portare via, non fa il fallo fuori area, insegue l'avversario ed è poi responsabile di quell'intervento dove viene dato il rigore, ma più ancora va a spendere uno stupido cartellino fallo. Giallo protestando con l'arbitro. Se doveva farsi ammonire, doveva farsi ammonire sul fallo prima. Con il cartellino sulla schiena, non stringe la marcatura sull'azione che si sviluppa sulla destra, lascia spazio e allora sull'inserimento di Landaui la palla filtra con una facilità pazzesca e quindi anche magari di maggiore difficoltà la lettura di Ogbonna che comunque, sono d'accordo, arriva in ritardo. Okay. Però quella palla filtra con una facilità impressionante. Certo, se D'Ambrosio quindi stringe anche di un più, po' D'Ambrosio quindi è colpevole. Non sono abituati, cosa. Sì, se, sapete cosa dice Roberto? Poi Roberto lui da Torino dice, visto vicino. Lo scampolo di partita di Ogbonna con la Fiorentina, lo scampolo, l'ha giocata tutta, vedrei da titolare al suo posto Rodriguez. No, obiettivamente no. Mi sembra eccessivo, questo ha giocato una partita magari quello, no. No, Rodriguez ne ha giocate di più, non so dove fossi tu quando giocava Rodriguez. Ogbonna ha giocato una partita, due partite da quando è rientrato, diamogli tempo. Adesso ma vogliamo che diamo criticare tempo, non dobbiamo giocare il allora derby, riprendiamoci no, Pellicori. Dobbiamo... Volete voi Pellicori? Ti vai a sedere che hai un posto là, là. Qui bisogna quello, mettere un po' d'ordine. Che carattere. Insomma, io segno sulla lavagna il tuo nome. Io parlavo solo per quanto riguarda il secondo gol. Bonna, no, non si discute. Jimmy nei top di Cenzo. Certo. Silvia, perché vai di nuovo alzare? Ma lui mi fa sedere. Non so, sta qui, fa confusione. Wilmer bisogna leggerlo, perché con questa introduzione bisogna leggerlo per forza. Dice... Vi seguo sempre e quindi non so se leggerete questa mail, perché solitamente l'abbiamo persa. Vedi, non la leggiamo. Ma no, ma torna, aspetta che solitamente torna. La mail di Wilmer arriva e poi abbiamo anche la telefonata. È lunga, ma la accorciamo. No, perché solitamente evitate le critiche nei confronti di una società e di una squadra che allenatore in primis definire molli è un eufemismo. E che dire? E poi ma quando mai non li critichiamo? Almeno questa settimana cerchiamo di sostenerli. Saranno 2.000 i tifosi del Toro contro 40.000 della squadra di Duento, di Venaria, quindi voglio dire, perlomeno... Molli cosa vuol dire, scusa, molli? No, a Siena, facciamo allora, riferimento alla partita di ieri facciamo un passo indietro. Ma insomma, ma sta partita di Siena interessava a qualcuno o no? Allora. Sì, Silvia, l'hai vista? Sì, l'ho vista ma tutta. Ma ti interessava? Ma poco, devo dire la verità, poco. Ma cioè, proprio meno di niente. Meno di niente. Claudio? A me interessava un pochino, perché se non ma altro ci garantiva un incasso con la partita con la Lazio. Almeno ma già mettiamo... Ventura aveva smorzato, scusa se sì, entusiasmi, dicendo delle due ne posso giocare Torino una sola. Avrebbe giocato all'Olimpico, ma quello di Roma, quindi neanche l'incasso. No, però quindi. Il ragionamento da fare secondo me è un altro. Allora, tu hai un unico appuntamento infrasettimanale in tutta la stagione, la Coppa Italia. Lo giocherai sempre fuori casa e probabilmente non andrai avanti perché giocherai sempre contro squadre più forti. Però è altrettanto vero che tu fuori casa dai il meglio di te. La dimostrazione è stata l'anno scorso ed è quest'anno con Ventura. Allora, tu puoi anche perdere a Siena nella settimana prima del derby, ma se dimostri a tutto il mondo che quella partita non ti interessa per nulla, e lo dimostri nei fatti con le convocazioni, e lo dimostri nelle parole mettendo le mani avanti 6 giorni prima con Ventura che aveva già dichiarato delle cose, allora a quel punto anche chi entra in campo non fa la prestazione per dimostrare quanto vale, certo. Si siede lì e dice boh al massimo vediamo di non farci male così almeno sono in panchina domenica al derby.
Questo però, è l'errore però, grosso, perché nel momento in cui tu dicessi io voglio vedere le riserve quanto valgono perché quelli migliori li porterò in panchina e li motivi, allora però, forse puoi sperare cielo, che questi facciano una prestazione. Ma io non gioco da 3 mesi, ho un'opportunità e gioco ecco. come ieri sera, allora non voglio mettere in gioco. Non lo so, a me non è piaciuta la scelta. Io vedere 2 o 3 volte Sgrigna saltellare sopra perché non vuole... Non concepisco. Ma tu che fai il preparatore? Io parlo di Sgrigna perché il personal trainer. Fai il personal trainer. Chiama Sgrigna, digli. Vieni qua che ti insegniamo a fare gli stop. Io non riuscirei. Non riuscirei per gli altri, naturalmente. Julie Servais, che mi richiama qualcosa di casa, dice: top, la cena da Silvia. Portiamo noi da bere. Volentieri! Volentierissimo. Flop, sei pronta a scrivere? Sì, certo. A casa di Silvia. A casa di Silvia si mangia, si beve, flop. Si festeggia, flop i capelli di Conte, che il toro vinca, non che si perda, non gli piace il ciuffo forse. ha ragione. Però ci occupiamo solo di toro noi non ci occupiamo. Guarda come scrive bene Jimmy Fontana lei. Sì, dai. Jimmy cosa no, non so. La sapeva. Ah, ecco, hai peggiorato così è ancora meglio, guarda. Ne so. No, io volevo dire una cosa. Allora, prega che Simone sia colto da simpatia nei tuoi confronti e non inquadri in primo piano quel Jimmy Fontana scritto. Ma come dovevo scriverlo? Jimmy Fontana. Jimmy Fontana. Il derby che ti ricordi, veloce, il più bello che tu abbia mai visto. L'ultimo che abbiamo vinto. E vabbè, mi devi dire quale punteggio. Era aprile del 95. Ti ricordi? 2-1, 2 gol di Rizzitelli. In notturna? No, l'altro. No, era una l'altro. Domenica. La domenica. 3-2 in 3 secondi, in 3 primi, 2 secondi e 3 pere. Ripeti forte. Bella questa. 3 primi, 2 secondi e 3 pere. Tu, Fabrizio? Beh, io direi quello, però non l'ho visto perché ero in gita scolastica a Firenze. Vaffa, che ti devo dire? Tu, professor Bellone? Mi pare 71-72, 2-1, segna Groppi su uno schema di punizione all'interno dell'area di rigore. Io e Cesco non lo sappiamo perché eravamo 2 bimbi e quindi questo. Io il più bello è ancora in bianco e nero, un 3-1 mi pare con Pulici che fa 2 pallonetti a Zoffi, uno da una parte e uno dall'altra. Non mi ricordo se fosse un 3-1 o un 3-2 al comunale. Quello che hai vissuto. E sai perché ero di più? Perché ero in curva Filadelfia. Ah sì? In mezzo. Doppia goduria. Lì non me ne... Forse erano altri tempi. Allora, un sacco di amici, così riusciamo a raggruppare un po' di mail, un po' di messaggi che arrivano, ci indicano quello che è successo oggi, non la manifestazione, ne parliamo poi dopo, ma la designazione arbitrale. Arbitra Rocchi di Firenze. E il signore che arbitrò quel famoso derby deciso al 93esimo da un gol in fuorigioco netto, no, fuorigioco passaggio di Trezeguet. Abbiamo un amico al telefono però e attende da mezz'ora e quindi lo chiamiamo subito. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Roberto da Torino. Roberto, benvenuto. È la prima volta che telefono. Ah, che gioia, bene. Tra l'altro sono anche un catechista, state tranquilli che non faccio sproloqui. Allora, il derby più bello che ricordo io, sì, visto che stavo sentendo, è quello del 3-2 in 4 minuti. Ve lo ricordate? Sì. Orca. Ecco, quello lì dell'83. Come no. Eccolo lì, è stato uno dei derby più belli. 2-0, 2-1, 2-2, 3-2 in 4 Si ricorda minuti. Anche i marcatori? Bonesso, Dossena e Beruato. Torrisi. Sì, ho sbagliato io, mi è venuto in mente Beruato. Sì, no, pardon, non c'entra niente Dossena. Chi vogliamo mettere nei top e nei flop? Ma nei top, no, non voglio essere... Nei top entro sabato, mettiamo... che poi giochiamo. Io ci metterei Diop. Diop? Sì. Perché non lo si usa mai. È interessante Diop. E nei flop? E nei flop ci metterei un pochettino certi atteggiamenti di Ventura che io preferirei più andare avanti in Coppa Italia che non puntare su un derby. Perché magari, sì, il derby per carità, il derby è sempre derby. Benissimo, il signore più razionale che emotivo. Sai cosa dice? È razionale. Sono d'accordo. Mi fai dire Roberto. Una cosa di Enzo? Ma momento, dice, Silvia scosciata e tanta roba. No, non lo so, l'ha detto Enzo. Dicevo, rispetto a Roberto,
tutta la disquisizione di Ventura in queste settimane non ha portato alla modifica della partita di Siena, allo spostamento della partita di Siena, perché era tardiva, ok? Vabbè, doveva star zitto. E ha portato alla demotivazione dei giocatori, e adesso si è bruciato pure la scusa per il derby, perché visto che 10 su 11 li ha lasciati a casa e quindi hanno potuto fare la cosiddetta settimana tipo, se poi domenica, sabato sera fa brutta figura, non ha neanche la scusa la partita di Siena che non ha giocato. Se lo vinciamo il derby. Ok. Allora, io personalmente avrei giocato la partita di Siena per vincerla, punto. Mm. E poi sarebbe arrivato il derby, perché se tu vai a Siena e superi il turno, arrivi al derby con una mentalità. Se tu vai a Siena in quella maniera lì, arrivi al derby, non so come. Comunque le squadre che vincono, hai ragione tu, vincono prima di tutto per una mentalità che hanno i giocatori, soprattutto il mister, e tu li vedi, giocano 90 minuti più i supplementari come il primo minuto, li giocano tutti con un'intensità e con una fame e non sono mai sazi. Questa è la mentalità vincente, però può succedere che abbia sbagliato valutazione, avrà i motivi suoi Ventura, però oggi mettere nei flop Ventura, ho capito perfettamente la motivazione e la giustificazione del telespettatore, però oggi mi sembra davvero che Ventura, per tutto quello che ha dato, e capisco benissimo la sua disposizione, oggi Ventura merita pagine e pagine di top. Dal mio punto di vista, Diletta dice, ma Meggiorini deve proprio giocare, fra l'altro abbiamo anche una grafica che richiama sia Meggiorini che Bianchi, che sono un po' i due uomini, come dire, sotto... Non sai sotto neanche tu quel che dire. Ti tiro la birra. Quando parli di Meggiorini sono... Diletta dice, deve proprio giocare il derby, non possiamo mandarlo a vendere le bibite e le patatine allo stadio. Diletta, no. Una dai, domenica Diletta, sì, una domenica no. Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Prima del pensiero, vuoi fare subito il pensierino? Vuoi? Subito, subito. E poi vediamo. Poi torniamo anche su Rocchi, però. Poi torniamo, e come no, dobbiamo perché parlarne. Perché abbiamo Rocchi, accennato al messaggio, ma come no? Non allora, ragionato. Pensierino. Claudio che deve farci vedere un calendario e poi la pubblicità. Mm. Pensierino di Frediano Boggio. Siete pronti? No. Pensierino di Frediano Boggio. Silvia, l'hai capito? Sì, subito. Molto bene. Vedendo giocare Meggiorini, anche un bambino capirebbe che il numero 69 è un numero osceno. E vabbè. Grandissimo Frediano, grandissimo. Claudio, prima di andare in pubblicità vediamo il calendario, lo facciamo vediamo, vedere un secondo. Qui ve ne lascio una copia a tutti. Questo allora, è il calendario del vostro club. Questo lo faccio vedere io, guarda. Bravissimo Fabrizio. Vengo da Simone, eccolo qua. Allora, questo è il calendario, il sesto nostro calendario, diciamo che è il nostro punto di forza, diciamo così. Sì. Quello che ci permette di farci conoscere anche al di fuori del Piemonte. Infatti vedrete delle foto addirittura di tifosi in Colombia, Cuba, con il calendarietto in mano. Non ecco, so bene. Chi è riuscito a farlo arrivare là, comunque. Bene. Oltretutto c'è anche Silvia. C'è anche Silvia. C'è anche Silvia. Grazie. Adesso andiamo a cercare la foto di Andate Silvia e dopo la pubblicità, se riusciamo, la facciamo vedere. Volentieri. Ok. Ci fermiamo pochi secondi. Sono? Novembre. Salutiamo Cesco Vannucchi, lo sostituiamo. Okay. Silvia. Sì. Lo sostituiamo, naturalmente ti aspettiamo prossimamente. Grazie, grazie di tutto. Perché questa sera torna il punto G. Chissà dove era il punto G. Punto G. Pubblicità. Vieni. Pubblicità. Came into my room holding his hat.